Well, greetings. Di nuovo saluti. We've been dealing with a lot of heavy material. Abbiamo trattato fin qui del materiale abbastanza pesante. And I'd like to begin by sharing something that an American preacher has said. E vorrei iniziare condividendo con voi qualcosa che ha detto un predicatore americano. It's a gentleman who has taught at our center. È un fratello che ha insegnato nel nostro centro. He is a very fine biblical expositor. È un bravissimo espositore della Bibbia. His name is Dr. Joe Gregory. E si chiama il dottor Joab Gregory. And he has said that some people will find study easy. E ha detto che alcune persone trovano lo studio una cosa facile. They love to study. Amano studiare. They would be very happy to leave the pulpit on Sunday morning or Sunday evening. Sarebbero contenti di lasciare il pulpito domenica mattina o domenica sera. And go back to their study. E tornare al loro studio. Be there every day. E stare lì tutto il giorno. And then all of a sudden pop up into the pulpit the next Sunday. E tutti i giorni e poi all'improvviso ripresentarsi nel pulpito domenica. Preach a message. Predicare un altro messaggio. And go through a pneumatic tube. E poi andare attraverso un canale pneumatico, back to their study, sotterraneo, nascosto di nuovo nel loro studio, and study all week long. E ricominciare a studiare per tutta la settimana. Some people like that. Alcune persone piace. Then there are other pastors and preachers, e poi ci sono altri pastori, altri predicatori, that love to be with the people, che amano stare con la gente, interacting, nel parlare, visiting, nel visitare, and mingling, e mischiarsi con gli altri. And those people, e quelle persone, might find study more difficult. E può darsi che trovano lo studio una cosa un po' più laboriosa. You have to push yourself. E devono obbligarsi ad andare a studiare. Discipline yourself. Disciplinarsi. To focus. Per mettere a fuoco la mente. I know that in my experience. E lo so nella mia esperienza. And so you have to know who you are. Quindi voi dovete sapere chi siete. To make sure that you are willing to be involved in this type of study. Per accertarvi che siete disposti a praticare questo tipo di studio. And some may find it much easier than others. Alcuni forse troveranno la cosa molto più facile di non altri. But if we are going to be faithful to God's word, ma se vogliamo essere fedeli alla parola di Dio, and get a message out of God's word, e trarre un vero messaggio dalla parola di Dio, instead of imposing it on God's invece word, di imporre il nostro messaggio sulla parola then di we Dio, have to do study. Allora dobbiamo studiare. We looked at the selection of the text. Abbiamo considerato la selezione del testo. And now we're looking at the exposition of that text. E ora vogliamo trattare l'esposizione di questo testo. And last session that I was teaching, e nel mio ultimo seminario, we looked at the investigation of the text. Abbiamo considerato l'investigazione del testo. And I broke that into three parts. E questo ho suddiviso in tre parti. The study or investigation of the context. Lo studio del contesto. The historical and literary context. Contesto storico letterario. That's the frame around the picture. Questa è la cornice del quadro. That helps to give our text significance. Che aiuta a dare significato al nostro testo. Meaning. Significato. And we place it within the bigger picture. Lo mettiamo all'interno di un quadro più ampio. Then I mentioned that we need to focus on the specifics. Poi ho menzionato che dobbiamo anche focalizzare sulle parti specifiche. The text that we've selected. Il testo stesso. And that's where we focus on the words. Ed è lì che noi mettiamo la nostra attenzione sulle parole specifiche. But not just individual words. Ma non soltanto così parole isolate. The flow of thought. Ma lo scorrimento del pensiero. So that we get at the theme of that text. Così che riusciamo a identificare l'argomento centrale. And how del that brano. Text is expressed. E come questo brano si esprime. How that theme is expressed. Come il tema si esprime. And then what that real thrust is. E poi qual è la vera spinta principale del Why testo? That text is there? Perché è lì questo testo? What's the real message? Qual è il vero messaggio? What is it calling us to do? Cos'è che ci chiama a fare? And then we concluded our session. E abbiamo terminato il nostro seminario. By saying that we need to step back from all that specific information. Dicendo che poi dobbiamo allontanarci un attimo da quelle informazioni specifiche. To look at the principles. Per considerare i principi. What are the principles that this text teaches? Quali sono i principi insegnati in questo testo? What are the principles that I'm going to get across to my people? Quali principi voglio comunicare a chi mi ascolta? And I gave you some principles of interpretation. E vi ho dato dei principi di interpretazione. That can be applied to any text. Che possono essere poi applicati a qualsiasi brano della Bibbia. I want to review those. Voglio ripassarli brevemente. And then add one. E poi aggiungerne uno. Number one was to respect the author's emphasis and context. Il primo era di rispettare il contesto e l'enfasi dell'autore.
To know what God said on that occasion. Sapere cosa ha detto Dio in quella occasione. Within that framework. In quel contesto. And so that you're sure that you understand that. E così che siamo certi che l'abbiamo capito bene. Then we compare scripture with scripture. Poi confrontiamo la scrittura con altre scritture. And we keep in mind two facts about scripture. E ci ricordiamo due fatti. That within the unity of scripture. Ossia che uno nell'unità della scrittura. There is diversity. C'è diversità. And progression. E progressione. Because God revealed himself over a period of history. Perché Dio si è rivelato in un periodo di storia. And in different ways at different times. In diversi modi e in diversi tempi. So we have to be careful as we compare scripture with scripture. Quindi dobbiamo essere attenti nel nostro confronto della scrittura con altre scritture. But I also mentioned that we need to focus on the broad themes. Ma ho anche menzionato che dobbiamo badare ai temi più ampi. The essential truths. Le verità essenziali. For our relationship with God. Per il nostro rapporto con Dio. Life is too short to deal with all sorts of minutiae. La vita è troppo breve per rimanere intrappolati con tutte le minutaglie. And we'll illustrate that a little bit later. E più in là lo illustreremo. Then use the clear to help explain the unclear. E poi il principio di usare le cose chiare per spiegare quelle meno chiare. Major truths to help give a perspective on minor truths. Le verità principali che ci danno una prospettiva su quelle secondarie. And things that are mentioned over and over and over again. E le cose che vengono menzionate volta dopo volta dopo volta. Help us to get perspective on things that are mentioned very few times. Ci aiutano a inquadrare quelle cose che sono menzionate ogni tanto. Then the last principle. E l'ultimo principio. That needs to be mentioned. Che deve essere menzionato. And my father mentioned it in the previous session. E il mio padre lo ha menzionato nel seminario precedente a questo. Is the ultimate centrality of Christ. È la centralità finale di Cristo. All scripture points towards him. Tutta la scrittura è un cartello indicatore verso lui. All history points towards tutta him. La storia anche indica verso Gesù. So we keep those principles in mind. Quindi teniamo questi principi in mente. As we look at a text. Nel considerare un testo. And then we do what I call actually go through the process of principalizing. E poi affrontiamo il processo di quello che io ho chiamato trovare i principi. What does this text teach? Cosa insegna questo testo? Let me give you an example. Lasciate che vi dia un esempio. Take a text like 2 Corinthians chapters 8 and 9. Considerate un testo come 2 Corinzi capitoli 8 e 9. Paul is dealing with the whole matter of giving. Paolo qui sta trattando il soggetto del dare finanziariamente. But in that particular text, ma in quel testo particolare, he is challenging the Corinthians, sta sfidando i credenti corinti, to follow through on their giving, a portare a compimento il loro dare. And what Paul is involved in is raising funds for the poor among the saints in Jerusalem. E quello che Paolo sta facendo è sta cercando di organizzare una colletta per i poveri che stanno a Gerusalemme. That's the specific collection that he is raising. Questa è la colletta particolare che sta facendo Paolo. That is what Paul is challenging the Corinthians to do. Ed è questa la sua sfida specifica ai Corinti. To follow through on that collection. Portate a compimento la vostra colletta. Now, if you do not principalize as you preach. Ora, se voi non identificate i principi nella vostra predicazione. And you're preaching on that text. E state predicando su questo testo. Next Sunday morning. La domenica prossima. As you'd give, take the collection. Nel prendere l'offerta. You will give it to the poor among the saints in Jerusalem. Voi prenderete la colletta e la manderete ai poveri santi a Gerusalemme. Because that's what Paul was speaking perché about. Paolo sta parlando di questo. That was the specific situation. Quella era la situazione specifica. That was what he was addressing. Questa era la situazione alla quale lui si rivolgeva. Now that's an obvious one. Ora questo è un esempio abbastanza ovvio. But what are we doing? Ma cosa stiamo facendo? We are looking at that text. Noi consideriamo il testo. We're looking at the specifics of that text. Guardiamo gli elementi specifici di quel testo. And saying, now what does this teach us about giving? E chiediamo, ora cosa ci insegna questo testo sul dare? Are there principles here? Ci sono dei principi that we can learn about giving in terms of the Christian life. Che ci possono insegnare qualcosa sul dare nella vita cristiana. And indeed there are. E ci sono molti principi. A matter of fact, my father has written a book called The Grace of Giving. Anzi, mio padre ha scritto un libro che si intitola La Grazia del Dare. And much of that book e molto di questo libro is just a study of 2 Corinthians 8 and 9. È uno studio di questi due capitoli di Seconda Corinzi. It's the biblical principles. Sono i principi biblici. The general principles. I principi generali. The applicable principles. I principi applicabili for your people today. Per le vostre chiese oggi. Even first of all to our lives. Anzi, per le nostre vite innanzitutto. That we are looking for. E sono questi principi che cerchiamo.
Let me take a passage of scripture. Lasciate un altro esempio dalla from scrittura the Old Testament. Dell'Antico Testamento. It's a brief passage of scripture. È un brano abbastanza breve. Deuteronomy chapter 32. Deuteronomio capitolo 32. Verses 44 through 47. Versetti 44 a 47. Now Deuteronomy is a very a long book. Ora Deuteronomio è un libro molto lungo. And much has been said about the word of God in that book. E questo libro parla molto della parola di Dio. And this is very close to the time of Moses' death. E qui ci stiamo avvicinando alla morte di Mosè. And these words are spoken. E parla Mosè dice queste parole. Verse 44 through 47. Versetto 44 a 47. E Mosè venne con Giosuè, figliuolo di Nun, e pronunziò in presenza del popolo tutte le parole di questo cantico. E quando Mosè ebbe finito di pronunziare tutte queste parole dinanzi a tutto Israele, disse loro: prendete a cuore tutte le parole con le quali testimonio oggi contro voi. Le prescriverete ai vostri figliuoli, onde abbiano cura di metterle in pratica tutte le parole di questa legge. Poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi, è la vostra vita. E per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese nel quale andate a prendere possesso, passando il Giordano. Now, Moses spoke those specific words. Mosè disse queste parole specifiche che abbiamo letto. To the children of Israel. Le disse ai figliuoli di Israele. Before they crossed over the Jordan. Prima che loro avessero attraversato il Giordano. They came at a specific time. Erano in un momento specifico, specific place, un posto specifico, within a specific context. In un contesto specifico. But now let's say we are to get some principles out of that. Ma ora cerchiamo di tirare fuori dei principi per noi da questo testo. What would those principles be? Quali potrebbero essere questi principi? Now I'm going to jump ahead a little bit. Ora io farò un salto un po' in avanti. Because I'm going to give you in a sense a sermon outline. Perché vi darò un esempio di uno schema di un sermone. But the main thing that I'm illustrating. Ma la cosa che voglio illustrare. Are the principles. Sono i principi. That are in this text. Che troviamo in questo testo. I think right in the center of those verses. Ritengo che al centro di questi versetti. Moses says these words. Mosè dice queste parole. All the words of this law. Tutte le parole di questa legge. They are to obey these words. Queste dovete obbedirle. It's not a futile thing for them because it was to be their life. Non era un'attività futile, vana, perché doveva essere proprio la loro vita questo. And so as I look at this text, quindi nel considerare questo testo, it can teach me something about God's word. Mi insegna qualche cosa sulla parola di Dio. Now he specifically talks about the law. Ora lui parla in particolare della legge. But I think there are things we can learn about God's word in general. Ma penso che possiamo anche imparare delle cose della parola di Dio in generale. From this text. Da questo testo. You see, I'm stepping back and I'm trying to get a general principle. Vedete, mi sto allontanando un attimo dal testo stesso per tirare fuori un principio generale. Now, what does this text tell us about God's cosa word? Ci dice questo testo della parola di Dio? Well, that God's word deserves allegiance. Beh, innanzitutto che la parola di Dio merita la nostra fedeltà a essa. He says, "Set your hearts on all the words which I testify among you today." In verse 46. Dice: prendete a cuore tutte le parole con le quali testimonio oggi. There's allegiance of the heart. C'è una fedeltà del cuore. But then he moves on to talk about obedience. Ma poi va avanti e parla dell'obbedienza. Which you shall command your children to be careful to observe. Dice le comanderete ai figli affinché abbiano cura di metterle in pratica. There's to be the teaching of God's word. Ci deve essere quindi l'insegnamento della parola di Dio. For the sake of obedience. Per amore dell'obbedienza. So we see that there's to be a personal allegiance. Quindi c'è un'alleanza personale. As well as a perpetual obedience. E anche un'obbedienza perpetua. With the children. Con i figli. This is what God's word deserves. Questo è quello che merita la parola di Dio. Indeed, it demands. Anzi, la richiede. Now, I believe that is a general principle. Ora, a mio avviso, questo è un principio generale. That we are to set our hearts on God's word. Che dobbiamo lasciare che il nostro cuore sia fedele alla parola di Dio. We are to obey God's word. E dobbiamo obbedire la parola di Dio. The New Testament would confirm that. Il Nuovo Testamento conferma senz'altro questo. So, those are general principles. E quindi ecco, abbiamo tirato fuori due principi generali. Now, let me move further. Ora, ancora. Because here we're going to see something very important. Vediamo qualcosa di molto importante. Look what he says in verse 47. Guardate il versetto 47. For it is not a futile thing for you because it is your life. Poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. And by this word you shall prolong your days in the land which you cross over the Jordan to possess. E per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prendere possesso oltre il Giordano. Now, God
declared that through Moses. Ora Dio ha detto queste parole attraverso Mosè. For the children of Israel. Per i figlioli di Israele. At a very specific time. In un momento specifico della storia. And indeed, that was God's purpose for His ancient people. E questo effettivamente era lo scopo per il suo popolo. That they enter the promised land. Che entrassero nella terra promessa. And prosper. E prosperassero. And that's what this verse is all about. E questo è il peso principale di questo verso. But how do we apply that to our lives? Ma come possiamo applicare questo alle nostre vite? If we obey God's word, se noi obbediamo la parola di Dio, does that mean that we all will have long life? Significa che avremo tutti una vita molto lunga? Well, we need to be careful. Beh, dobbiamo stare attenti. Is there any situation where that is not the case? Ci sono delle situazioni dove forse questo non si è verificato? We have to look at it in light of the New Testament. Dobbiamo vedere questo, esaminarlo alla luce anche del Nuovo Testamento. Sometimes obedience costs us our life. A volte l'obbedienza costa la nostra vita. Sometimes our lives will not be long. Ci sono delle volte quando, malgrado il fatto che siamo obbedienti, le nostre vite non saranno lunghe. This was a promise to God's people, Israel. Qui era una promessa al popolo di Dio, Israele. In relation to His purpose for them. Che riguardava il suo scopo specifico per loro. As they crossed over the Jordan River. Nell'attraversare il Giordano. To be in the promised land. Per essere nella terra promessa. So we need to step back from that. Quindi dobbiamo allontanarci un attimo. And ask ourselves, what is the biblical principle? E dire here? Qual è il principio biblico per noi? How can I apply that to our my life, come, to my congregation's life? Come posso applicare questo a me e alla mia chiesa? In terms of God's purpose for us. In termini dello scopo di Dio per noi. God's purpose for your congregation is not necessarily to leave Italy to go across the Jordan. Allora, lo scopo di Dio per la tua congregazione non è necessariamente di lasciare l'Italia e attraversare il Giordano. To literally go into Canaan. Di letteralmente fare quello che dice qui, entrare in Canaan. And to live in that land. E di vivere nella Palestina. No, we have to look at a principle here. No, dobbiamo cercare piuttosto un principio qui. And what is that principle? Qual è il principio? As you look at the broader teaching of Scripture, nel considerare l'insegnamento più ampio nella Scrittura, it is that God's word is critical for our spiritual life. È che quel principio è che la parola di Dio è cruciale per la nostra vita spirituale. For salvation, per la salvezza, and edification, e anche per l'edificazione, which we learn from 2 Timothy 3. Cose che impariamo, per esempio, a 2 Timoteo 3. But you could go to many passages of Scripture. Ma anche molti altri brani della Scrittura lo insegnano. So when he says it is your life, quindi quando lui dice essa è la vostra vita, it is critical for your people. È una cosa molto importante per le persone della Chiesa. It is critical for their spiritual life. È importante per la loro vita spirituale. For their relationships with God. Per il loro rapporto con Dio. That they set their hearts on God's word. Che loro pongano il loro cuore sulla parola di Dio. That they obey God's che obbediscano la parola di Dio. And it is also critical for their not only their personal vitality. Ma non soltanto è una cosa cruciale per la loro vitalità personale e spirituale, not only their personal vitality spiritually, non solo la vitalità spirituale, but their consistency. Ma anche per un cammino costante. Because he says here that their days will be prolonged. Perché dice i vostri giorni saranno prolungati. In other words, that there will be continual blessing. Ossia ci saranno delle benedizioni che si ripeteranno, perpetue. That literally for the children of Israel, che letteralmente per il popolo di Israele, their days would be prolonged, i giorni sarebbero stati prolungati, as they obeyed God's word. Nell'obbedienza alla parola di Dio. But I think in terms of a principle for us, ma per quanto riguarda un principio per noi oggi, our spiritual life, è il principio che la nostra vita spirituale is continued, sarà continuata. As we are based upon God's word. In misura di quanto noi ci basiamo sulla parola di Dio. So we go through a process of getting principles. Quindi noi facciamo proprio questo lavoro di tirare fuori dei principi. And this is critical. E questo è cruciale. When we move to applying God's word. Quando poi andiamo avanti per applicare la parola di Dio. Because people can get confused. Perché le persone si possono confondere. And they may misunderstand God's word. E può darsi che fraintendano la parola di Dio. So we need to go through this process of principalizing. Quindi dobbiamo fare questo lavoro di tirare fuori i principi da un brano. And I see that as the final stage of investigation. E io lo considero come la fase finale del processo di investigazione di un brano. The context. Contesto. The specifics of the text. Le parti specifiche del testo. And then the principles. E poi i principi del what testo. What does this teach? Cosa insegna? Now.
You may have written all that material down. Ora può darsi che avete fatto appunti su tutto questo materiale. On sheets of paper. Sui vostri fogli di studio. Or on cards. O su dei cartoncini. Or a computer. O in un computer. Or some way you've studied that material. O in qualche modo avete studiato questo materiale. That's the investigation. Questa è la fase di investigazione. Now we want to talk about organization. Ora vogliamo parlare della organizzazione. To organize that into material that we can present. Organizzare questi appunti in un materiale che è presentabile. And here I am repeating what my father has said. E qui ripeto un po' quello che ha detto mio padre. And if you'll follow in the notes, se seguite negli appunti a pagina 17, you'll see the heading called organization. Noterete che c'è il titolo organizzazione, punto 3. And the main principle that I want to stress, e il principio basilare che voglio sottolineare, is that the theme, the thoughts and the thrust, è che il tema, i pensieri e l'impulso principale of an expository message di un messaggio espositivo should be governed by the text, devono essere governati dal testo stesso against the background of biblical revelation, sullo sfondo della rivelazione biblica, so that you become the mouthpiece for the text, as my father said. E in questo modo diventi il portavoce del testo, come ha detto mio padre. So let's move into this. Quindi vediamo un attimo l'organizzazione. And let me give you some truths about preaching. Lasciate che vi dia delle verità sulla predicazione. That my father has already mentioned. Che mio padre ha già menzionato. It is the theme. È il tema. That leads to the subject of your message. L'argomento che porta poi al soggetto del messaggio. That then gives unity. Che poi dà questa unità al tutto. To that message. Al messaggio. I mentioned the Deuteronomy 32 passage. Ho menzionato Deuteronomio 32 come esempio. My theme may have been the word of God. È possibile che il mio tema poteva essere, o l'argomento principale, la parola di Dio. Or the supreme importance of the word of God. Oppure l'importanza suprema della parola di Dio. And that would give unity to my whole message. E questo argomento principale avrebbe dato unità poi a tutto il mio messaggio. My focus would be the word of God. La mia messa a fuoco sarebbe stata la parola di Dio. And then all of the thoughts that come after that theme. E tutti i pensieri poi che si potevano susseguire would point back to that theme. Sarebbero usati per indicare ancora una volta questo argomento principale. But it's the theme that gives unity. Ma il tema e l'argomento dà l'unità. Your thoughts give movement. E i vostri pensieri su quell'argomento principale danno il movimento. And then my father mentioned the thrust. E poi mio padre ha menzionato anche lo scopo, il significato. What does this text call us to do? Cos'è che l'impulso, ossia cos'è che questo testo ci chiama a fare? What type of response is indicated as we read this? Quale tipo di reazione viene indicata in noi mentre lo leggiamo? Now, I'd like to go through these very specifically. Ora vorrei fare uno dopo l'altro questi vari passi. Okay, the procedures for organization. Allora, vediamo innanzitutto i principi organizzativi. We have all this material. Abbiamo tutto questo materiale. Now how do we shape it? Come possiamo adesso modellarlo? Okay, first we answer the question. Prima dobbiamo rispondere alla domanda. What is the dominating theme? Qual è il tema dominante? An American writer named Haddon Robinson. Un autore americano di nome Haddon Robinson. Teacher of preaching. È un insegnante proprio sulla predicazione. Calls it the big idea. Lo chiama la grande idea. What's the big idea? Qual è la grande idea? And that's what we're looking for. Ed è questo quello che stiamo cercando. In the text. Nel testo. My father talked about that as the head. Mio padre ha illustrato questa grande idea come la testa. If the whole body is a sermon. Se tutto il corpo è un sermone. You need a head. C'è bisogno di una testa. And so you look at the text. E quindi si guarda il testo, il brano, e ci si chiede qual è l'argomento principale. What is this text about? Di cosa, qual è il vero significato di questo testo? And try to write that down as clearly as possible. E cercate di scrivere questo argomento principale nel modo più chiaro possibile. You may need to refine it later. Forse più in là nello studio dovrete poi raffinare questa frase. As you proceed. Nel studio. But it's hard to proceed. Ma è difficile poi proseguire lo studio. Unless you have a theme. Fin quando non c'è questo argomento principale. Now, let's say we pick that theme, the supreme importance of the Word of God. Allora, supponiamo che abbiamo scelto per questo testo il soggetto, il tema, la suprema importanza della parola di Dio. Then we ask, what does this, that was an example, by the way. Sì, come esempio. Then we ask, what does this text teach us about the supreme importance of the Word of God? Adesso a questo punto ci domandiamo, cosa insegna il testo sull'argomento della suprema importanza della parola di Dio? What are the integrating thoughts? Quali sono i pensieri che integrano e completano questo argomento? The thoughts that explain that theme. I pensieri che spiegano questo soggetto, questo argomento.
And so that is what we work on next. Questo quindi è il nostro prossimo passo di lavoro. And in the little example that I gave you, e in questo piccolo esempio di Deuteronomio 32, my thoughts would be that the supreme importance of the Word of God, i miei pensieri potrebbero essere la suprema importanza della parola di Dio, is seen in what the Word of God demands, è visto in quello che la parola di Dio richiede, or I could have said what it deserves, o quello che merita, allegiance and obedience, fedeltà e obbedienza. And then the supreme importance of the Word of God, e poi la suprema importanza della parola di Dio, is seen in what it determines, è visto in quello che produce, which is a spiritual vitality, che produce vitalità spirituale, and constancy, e la costanza, because the text said it is your life, perché il testo dice è la vostra vita, and by this word you'll prolong your days, e grazie a questa parola i vostri giorni saranno prolungati. So by what it what it demands and what it determines, così quello che richiede e quello che determina, and those are the thoughts. Questi sono i due pensieri that add up to the theme, che poi contribuiscono a sviluppare l'argomento principale. But when we work with these thoughts, quando lavoriamo con questi pensieri and we write them down, e li scriviamo, let me give you some practical things to consider. Ecco alcune idee pratiche da considerare. We're making these principles. Noi stiamo rendendo questi dei principi. And let's say we write them down, 1, 2, 3, 4. E assumiamo che scriviamo i nostri principi, 1, 2, 3, 4. Let me give you some suggestions for that outline. E lasciate che vi dia alcuni suggerimenti per il vostro schema. One, make sure it's biblical. Allora, essere certi innanzitutto che è biblico. Each point should come from the text. Ogni punto deve scaturire dal testo stesso. So that it is clearly from the Bible. Quindi che è chiaramente dalla Bibbia, siamo a pagina 18 degli appunti. I think we've emphasized that. Penso che abbiamo sottolineato questo. But then it's important to make each point logical. Ma poi è importante anche che lo schema o lo scheletro deve essere logico. So that the outline reflects the thought of the passage. In modo che lo schema riflette i pensieri del brano. In a logical way. In un modo logico. Now how do you do that? Come si fa? Well, make sure that each point relates back to the theme. Accertatevi che ogni punto principale di nuovo si collega all'argomento centrale. Make sure each point is distinct. Accertatevi anche che ogni punto è ben differenziato dall'altro. So that people can see that you've moved. In modo che le persone vedano che il punto non è uguale, ma vi siete mossi da una cosa a un'altra. You move from what God's word demands to what God's word determines. Vi siete spostati a un certo punto da quello che richiede la parola di Dio, nell'esempio, a quello che produce la parola di Dio. And sometimes it may help to use complete sentences. A volte può aiutare l'utilizzo di frasi complete that include your theme in it, che includono di nuovo il vostro argomento principale, to make sure that your points do refer back to that theme. Proprio per accertarvi che i vostri punti che state sviluppando sono connessi al tema. I'm not talking now about when you present the message. Questo forse non è necessario farlo quando presentate. I'm talking about as you put your outline together. Ma lo dovrete fare mentre mettete insieme lo schema. So you're seeking for a logical flow. Quindi cercate questo scorrimento logico. That reflects the thought of the text. Che riflette il pensiero del testo. Then that outline should be applicable. In quarto luogo, questo schema deve essere applicabile. Now, what do I mean by that? Cosa voglio dire con questo? That your outline are truths for your people today. Che il tuo schema ha delle verità per le persone di oggi che ti ascoltano. When I looked at that Deuteronomy 32 passage, tornando a Deuteronomio 32, I realized that my people that I'm preaching to, mi rendo conto che le persone alle quali sto predicando, are not the children of Israel on one side of the Jordan River. Non sono i figlioli di Israele che si trovano al di là del Giordano. They may be in Memphis, Tennessee. Può darsi che si trovano a Memphis, Tennessee. Well, I want my points to apply to them. Io voglio che quello che ho da dire si applichi a loro. So I put them in the present tense. Quindi metto questi punti nel tempo presente. Statements of principle. Delle affermazioni di principio. That God's word always deserves our allegiance and obedience. E la parola di Dio merita sempre la nostra fedeltà e la nostra obbedienza. And it determines our spiritual vitality. E determina la nostra vitalità spirituale e la nostra costanza. Those are principles for my people. Questi sono principi applicabili alle persone che mi ascoltano oggi. And even in my points,
I've made them in the present tense. E anche nei miei punti io l'ho tramutato in un tempo presente. And applicable. E che siano quindi applicabili. Then the last one. E infine. Is memorable. Lo schema deve essere memorizzabile. Now we want what we say to be remembered. Noi vogliamo che quello che abbiamo da Dio dire possa essere ricordato. In the right sense. Nel senso giusto. Not for our sake. Non per amore nostro. But for God's sake and His word. Ma per amore della parola di Dio. Now how can we make our outline more memorable? Ora come possiamo rendere il nostro schema più facile da ricordare a memoria? Number one is simplicity. La prima cosa più basilare è renderlo semplice. Use simple words. Usate parole semplici. The simpler the better. Più semplici sono, meglio è. Then also keep your points short. Poi anche tenete i vostri punti concisi, brevi. If your point is 57 words long. Se il vostro uno dei vostri punti è lungo 57 parole. People will not follow it. Le persone dopo un po' non vi seguono più. It needs to be brief. Il punto stesso deve essere breve. Then it's helpful for people to see the outline. Poi è anche utile che le persone vedano lo schema. I want to give you an example. Vi voglio dare un esempio. From my father's preaching. Dalle predicazioni di mio padre. I remembered it one day. Un giorno mi sono ricordato. So I figured it must be memorable. Quindi se mi sono ricordato questo suo schema, ho detto ma allora deve essere stato facile da ricordare. It comes from Romans chapter 13. E si ricorda, viene da Romani capitolo 13. And it's the last few verses of that chapter. E gli ultimi versetti di questo capitolo. Where Paul has completed speaking about love. Nel quale Paolo ha appena concluso di parlare sull'amore. And he says, "I do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep." E dice, la notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque le opere delle tenebre. It's a good text to preach on in the afternoon. Questo è un buon testo sul quale predicare a quest'ora del pomeriggio. For now our salvation is nearer than when we first believed. Ah, ecco, versetto 11. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza è adesso più vicina di quanto credemmo. The night is far spent. La notte è avanzata. The day is at hand. Il giorno è vicino. Therefore let us cast off the works of darkness. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre. And put on the armor of light. E indossiamo le armi della luce. And let us walk properly as in the day. Camminiamo onestamente come di giorno. And then again in verse 14. E poi ripete nel versetto 14. Put on the Lord Jesus Christ. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo. And there's much in those words. E c'è molto in queste parole. But I remember my father's outline. Ma mi ricordo lo schema di mio padre. You could call it a call to action. Si poteva intitolare una chiamata all'azione. Or a call to revival. O una chiamata al risveglio. Or a call to new life or something like that. O una chiamata a nuova vita o qualcosa del genere. But the first point was wake up. Ma il primo punto era svegliatevi. Well, that's what the text says. Beh, il testo dice semplicemente questo. Now it's high time to wake out of sleep. È ora che ci svegliamo dal sonno. So he just explains what that means. Allora dice, ha spiegato cosa significa. But the point was to wake up. Ma il punto era svegliatevi. Now what's the next point? Il prossimo punto quale potrebbe essere? Get up. Alzatevi. Now, where does that come from? Ora questo da dove viene? He says that you're to cast off the works of darkness. Dice dobbiamo gettare via da noi le opere delle tenebre. It's almost as if you're taking off the night clothes. È un po' come, quasi come ci si togliesse il pigiama della notte. So it's true to the text. E quindi è fedele al testo. But it's stated in a way that you can remember. Ma il punto è affermato in un modo facile da ricordare. Because we not only need to wake up. Perché non solo dobbiamo svegliarci. We need to get up. Dobbiamo alzarci. Now what's the next one? E il prossimo punto quale che sarebbe? Dress up. Vestiti. We need to put on the right clothes. Dobbiamo indossare gli abiti giusti. Well, where does that come from? E questo from? Da dove viene? It's right there. È lì. Put on the armor of light. Mettete l'armatura della luce. Put on the Lord Jesus. Rivestitevi del Signore Gesù. It's right there in the text. Eccolo lì nel testo. Then what's his last point? E l'ultimo punto quale sarà? It says line up. Mettiti in fila. Now what does that mean? E questo cosa significa? Is it let us walk properly. Significa cammina in un modo giusto. As in the day. Come nel giorno. So there's a simple outline. Allora ecco uno schema molto a semplice. A memorable outline. Anche facile da ricordare. You can see it. Lo si può vedere con l'occhio della mente, lo si può sentire. It's wake up. Svegliati. Get up. Alzati. Dress up. Vestiti. Line up. E mettiti in fila. And there it is. E eccolo lì. It's true to the text. È fedele al testo. It's biblical. È biblico. It's logical. È logico. It's applicable. È applicabile. And it's memorable. Ed è facile da ricordare. Now, that one came to my mind. Ora questo esempio mi è venuto in mente. So I figured it's a good example. Quindi ritengo che sia un buon esempio. Now, one principle to keep in mind. Ora un principio ancora che dobbiamo ricordare. Is that there's a relationship between form and thought.
e che c'è un rapporto tra la forma e il pensiero. We know that from listening to music. Questo lo sappiamo dal nostro ascolto della musica. We remember, words in relation to melodies or tunes. Ci ricordiamo spesso le parole in rapporto alla melodia che le accompagna. And as we preach, e nella nostra predicazione, if we have similar form, se abbiamo una forma simile in terms of our points, per quanto riguarda i nostri punti, it draws a relationship between them. Fa anche come da ponte di rapporto tra un punto e l'altro. People realize, ah, this is like the first one. Le persone dicono, ah, questo punto è un po' come il secondo, ah, e questo si collega al terzo. So, it's wake up. E quindi svegliati. Then get up. E poi alzati. It's similar. E quindi sono simili come punti. And, dress up. E poi vestiti. And line up. E mettiti in fila, con in riga. So, you may look for ways in your own situation. Quindi forse nella tua situazione vuoi cercare dei modi tuoi. In your own language, nella tua lingua, nella tua cultura. For forms. Che possono dare delle forme. That show relationships. Che mostrano rapporti. Between your points. Tra i punti principali del tuo sermone. To help people to follow. Per aiutare le persone a seguirti. Particularly if they're not taking notes. E in modo particolare se le persone non hanno l'abitudine and di fare degli appunti, ti stanno semplicemente ascoltando. You want it to be easy for them. Tu vuoi che sia facile per loro to take away di portare con sé your main points, i vostri punti principali, the critical truth that you're teaching. La verità fondamentale che state insegnando. My father likes to use alliteration. Mio padre gli piace usare mettere le parole con la stessa iniziale dell'alfabeto. That's where first letters of the word are the same. Sì, dove quindi tutte le prime lettere delle parole che usa sono la stessa lettera. That draws attention to parallel points. Questo anche è uno strumento che può portare l'attenzione a vedere che tra i punti ci sono dei Writing parallelismi. Words does the same thing. What? Words that rhyme. Ah, oppure parole che rimano l'una con l'altra nei punti. And there's a symmetry to it. E quindi si vede che c'è una certa simmetria. So keep that in mind as you try to develop an outline. Quindi tenetele in mente questi principi nel vostro sviluppo di uno schema. But I would much rather an outline be biblical. Ma preferirei molto che uno schema sia biblico. Than just be clever. Che non semplicemente astuto. And memorable. E facile da ricordare. It must be biblical. Deve essere biblico innanzitutto. It needs to make sense. Deve essere anche logico. Logical. Sì. Applicable. Applicabile. So people can see what the truth così che possono vedere le verità per se and stessi. And memorable to help them. E è facile da ricordare per aiutarli. Then the last question. L'ultima domanda. What is the motivating thrust? Qual è l'impulso motivazionale? And my father teaches that application should be throughout a message. Ora mio padre insegna che l'applicazione dovrebbe essere nel corso del messaggio. But when we talk about the motivating thrust, ma quando parliamo di questo impulso motivazionale, we're talking about the real issue. Stiamo parlando della vera sostanza. What is the real issue? Qual è la vera sostanza di fondo? And this is where you come to those basic themes. Ed è qui che noi ritorniamo a quegli argomenti basilari. One of the things I've appreciated about my father's ministry over the years. Una delle cose che ho apprezzato molto del ministero di mio padre negli anni. Is that he clarifies the issue. È che lui rende molto chiaro quello che sta dicendo. And that people know what the issue is. Le persone sanno l'argomento che sta trattando. What do I need to respond to? A cosa devo rispondere io? What is the truth that I need to respond to? Qual è la verità che mi deve cambiare? And that is something that we focus on in terms of the motivating thrust. E questo è qualcosa sulla quale mettiamo l'attenzione parlando di impulso motivazionale. What was the motivating thrust in the original context? Qual era l'impulso motivazionale nel contesto originale? The children of Israel. I figli di Israele needed to live their lives based on the law. Avevano bisogno di vivere le loro vite basate sulla legge. To ensure success in the promised land. Per garantire il successo nella terra promessa. That was the original thrust. Questo era l'impulso originale. Now, what is the thrust in terms of scripture as a whole? Qual è l'impulso per quanto riguarda la scrittura nel suo intero? That God's word is critical for our relationship with him. Che la parola di Dio è fondamentale per il nostro rapporto con lui. For us to move forward in his purpose for our lives. Affinché possiamo progredire nei suoi scopi per le nostre vite. Now, what is the thrust that I need to present? Ora, qual è l'impulso che io devo presentare qui? To my people today. Alla mia chiesa oggi. That they need to have put great importance upon the word of God. E che loro devono mettere una grande importanza sulla parola di Dio. In their lives. Nelle loro vite. Because it deserves allegiance and obedience. Perché merita la fedeltà e l'obbedienza. And it will determine their spiritual
vitality. E perché essa determinerà la loro vitalità spirituale. And constancy. E la loro costanza. There's even evangelistic a message there. C'è anche addirittura un messaggio evangelistico lì in Deuteronomio. Because it's a matter of life and death. Perché è una faccenda riguarda la vita o la morte. How we respond to the word of salvation. Il modo in cui noi rispondiamo alla parola della salvezza. And then it's a matter of spiritual growth. E poi è una faccenda di crescita spirituale. How we continue to respond to God's Come continuiamo a rispondere alla parola di Dio. So what is the motivating thrust? Quindi qual è l'impulso motivazionale? And we want to make sure that we have that clear. E vogliamo essere certi che abbiamo questo chiaro in mente. Speaking personally, dal punto di vista mio personale, I think sometimes in my own preaching, penso che a volte nella mia predicazione I'm not as strong at that point. Sono un po' debole in questo punto qui. I think sometimes I spend all so much time in previous study. Penso che a volte passo talmente di quel tempo nello studio prima di questo, I don't give enough time to that. Che non do abbastanza tempo a questo aspetto. But we need to make sure that we do that. Ma dobbiamo accertarsi che lo stiamo facendo. So those are organizing principles. Quindi questi sono principi di organizzazione. What is a dominating theme? Il tema dominante. What are the integrating thoughts? I pensieri integranti. And what is the motivating thrust? E l'impulso motivazionale. Now I believe in your notes. Position. There is an outline on page. There's one here in Romans. Ah, thank you. Page 20. A pagina 20 c'è uno schema. That I would like to conclude this session with. Con la quale io vorrei concludere questo seminario. As an example. Come un esempio di quanto detto. Now, many different outlines could be presented. Ora si possono presentare molti schemi di uno stesso brano. But here is one. Ma eccone uno. That I want to present. Che vorrei presentare. And it is interesting that I don't even have one in English. Ed è interessante. I do. Pensavo di non avere lo schema in inglese, ma so I can make sure that I'm agreeing. Quindi vuole essere certo che è lo stesso schema. But I've already referred to this text. Ho già fatto riferimento a questo testo di Romani 12. It's a critical text in the book of Romans. È un testo fondamentale nel libro di Romani. And it is clearly a call for total commitment. Ed è chiaramente un appello alla consacrazione totale. Or you could call it total dedication. O la consacrazione completa. But as you go through that text, ma nel studiare questo brano, this outline tries to reflect the emphasis of that text. Questo schema cerca di riportare proprio l'enfasi del testo stesso. Because Paul is giving a call, an exhortation. Perché Paolo sta rivolgendo una chiamata, un'esortazione. So the first point is there is a call we must heed. Quindi il primo punto è che c'è una chiamata a cui dobbiamo prestare attenzione. Now why? Perché? Must we heed this call? Perché dobbiamo prestare attenzione? Well, he says, I beseech you, therefore. Lui dice, beh, io vi esorto dunque. Which points back to the gospel that he has presented. Che è un cartello indicatore all'indietro verso il Vangelo che ha appena presentato nei capitoli precedenti. See, we may get many calls for commitment. Vedete, forse noi possiamo ricevere molte chiamate alla consacrazione. Why should we listen to this one? E perché dovremmo ascoltare questa? Because it is based on authentic gospel ministry. Perché è basata sul ministero del Vangelo autentico. And right through those first 11 chapters. E in quei primi 11 capitoli. You can see Paul's gospel. Vediamo il Vangelo di Paolo. But it's also a call based upon divine mercy. Ma è anche una chiamata che si basa sulla misericordia divina. We are not committing ourselves to the gospel. Noi non stiamo consacrando noi stessi al Vangelo. Committing ourselves to Christ. O a Cristo. To gain mercy. Per avere misericordia. We're doing it because we've received mercy. Lo facciamo perché abbiamo già ricevuto misericordia. Because we have believed on the Lord Jesus Christ. Perché abbiamo creduto nel Signore Gesù e siamo stati salvati. It is a call based upon divine mercy. È una chiamata basata sulla misericordia divina. And so it's a call based upon divine mercy. Quindi è basata sulla misericordia divina. But I go on to say it is basic to Christian community. Ma perché ancora una volta perché è basilare per la comunità cristiana questa chiamata? Because everything he says after this. Perché dopo di questo versetto tutto quello che Paolo dice. The way we're to live in the church. È il modo in cui dobbiamo vivere nella Chiesa. Is based on this type ed è basato su questo tipo di consacrazione. So it's a call that we must heed. Quindi è una chiamata alla quale dobbiamo prestare attenzione. It's no small matter. Non è una faccenda irrisoria. But then I move into the nature of the commitment. Ma poi vado avanti per vedere la natura della consacrazione. Because there's a commitment that we must make. Perché c'è un impegno che dobbiamo prendere. And then I've just broken it down into the two parts. E ho diviso poi semplicemente le due parti. Now there may be a simpler way of stating it. Forse c'è un modo più semplice di dirlo. But I hope this illustrates
the principle of making an outline. Ma spero che questo illustra il principio di come fare uno schema. There's sacrificial dedication. Cioè la dedicazione che ci costa qualcosa. Which involve there's a content to that sacrificial dedication. C'è un contenuto di questa dedicazione. That's our bodies. Ossia il nostro corpo. Then there are requirements. Poi ci sono i requisiti. Because he says it's to be a living, holy, and acceptable to God perché sacrifice. Perché dice questo sacrificio deve essere vivente, santo e accettevole a Dio. So I would present those. Quindi presenterei questi tre requisiti. But there's a significance to it. Ma c'è anche un significato. And that is that it is our reasonable service of worship. Questo questa consacrazione è il nostro culto accettevole. Our reasonable service. Questo, sì. So we see the content of the sacrifice. Quindi vediamo il contenuto di questo sacrificio. The requirements. I requisiti. And the significance of it. Il significato di esso. But then you move on to the second half. Poi andiamo avanti alla seconda parte. And the first part has to do with the presentation of our bodies. La prima parte ha a che fare con la presentazione del corpo. The second part has to do with our minds. La seconda parte ha a che fare con la mente. Radical transformation. Trasformazione radicale. And there is a negative principle. E c'è innanzitutto un principio negativo and a positive one. E poi uno positivo. We're to not be conformed, dobbiamo non essere conformati but to be transformed. Ma trasformati. Then there's a process stated. Poi c'è un processo che viene descritto by the renewing of our minds. Con il rinnovamento delle vostre menti. And what is the purpose? E qual è lo scopo or, di tutto or the ciò? Result? O il risultato? That we would prove che noi what is that good and acceptable and perfect will of God? Che noi possiamo conoscere la buona, perfetta e accettevole volontà di Dio. Now all that outline does. Ora tutto quello che fa questo schema is present the text. È presentare il testo stesso. And all I would do is try to amplify. E quello che farei poi per il sermone sarebbe cercare di amplificare questi punti. To explain. Di spiegare cosa voglio dire. To illustrate. Illustrare. To apply. Applicare. Poi, as my father said. Come è stato detto a mio padre. And then in terms of the motivating thrust, per quanto poi riguarda l'impulso motivazionale, obviously there's a call for total commitment. Ovviamente c'è una chiamata per la totale consacrazione. Calling our people to this type of commitment. Dobbiamo chiamare le persone a questo tipo di consacrazione. So that is an example of an outline. Quindi questo è un esempio di uno schema. Where we try to organize the material. Nel quale cerchiamo di organizzare il materiale. And in our next session, e nel nostro prossimo seminario, we'll discuss the writing down of that full message. Discuteremo come poi scrivere per esteso il messaggio. And how to shape that message. E come anche poi modellarlo. Before we're actually preaching it. Prima di effettivamente predicarlo. But let's close with a word of prayer. Concludiamo con una preghiera. Lord, we recognize the supreme importance of your word. Signore, noi riconosciamo la suprema importanza della tua parola. We recognize the ultimate importance of the living word. Riconosciamo l'importanza finale della parola scritta. Lord, I pray that we will be faithful in our study. Signore, ti prego che possiamo essere fedeli nel nostro studio. And even as we proceed in these sessions together. E nell'andare avanti in questi seminari insieme. Instruct us further. Ti chiediamo di istruirci ancora in how we can rightly divide the word nel of truth. Come possiamo tagliare rettamente la parola della verità. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.